Nuovo taglio della giunta comasca all'addizionale comunale IRPEF, l'imposta sul reddito delle persone fisiche. Si tratta della quarta riduzione a partire dal 2022. La delibera di Palazzo Cernezzi è stata approvata nelle scorse ore e ora dovrà passare al vaglio del Consiglio Comunale. La proposta di un'ulteriore riduzione dell'addizionale comunale dello 0,04% si inserisce in un graduale percorso di ridimensionamento dell'imposta iniziato, come detto, a dicembre del 2022, quando l'aliquota è stata ridotta dello 0,03% a decorrere dall'inizio del 2023 e poi di un ulteriore 0,03% dall'inizio del 2024, passando dal valore dello 0,8% allo 0,74%. Ora si arriva, come detta, ad un ulteriore taglio che porterebbe così l'aliquota unica allo 0,70% da inizio 2025. Ritenuto che un'ulteriore riduzione dello 0,04% possa essere stabilita anche per il prossimo anno, con conseguente applicazione di un'aliquota unica dello 0,70% a decorrere dal 1 gennaio del 2025, si legge nelle carte del Comune di Como. Ora, come detto, la delibera presentata dall'assessore ai tributi Monica Doria dovrà essere discussa in Consiglio Comunale.